storia di un uomo che, tutto sommato, è stato fortunato, perché sognava di fare, di diventare bravo in un gioco che poi è diventato un lavoro. Però, sinceramente, molte cose di questo tipo, di questo genere, sacrificherei volentieri per correggere un po' la mia infanzia. Se questa storia fosse una favola, comincerebbe così. C'era una volta un cavaliere senza macchia e senza paura. Sì, perché Luigi Riva da Leggiuno somiglia a uno di quei cavalieri antichi, dallo sguardo nobile e l'animo colmo di coraggio. Anche il soprannome con cui è passato alla storia sembra quello di un valoroso guerriero. Rombo di Tuono. In campo era temuto da tutti, per la potenza del suo tiro, il vigore del suo corpo e per la proverbiale audacia. Un uomo delle valli del nord, che dopo aver perso entrambi i genitori, ha trovato la sua terra lontano da dove era cresciuto, su un'isola selvaggia, dura e solitaria, proprio come il suo carattere, la Sardegna. Un uomo che ha amato una piccola squadra, rifiutando le sirene dei grandi club. Una scelta che oggi sembra impossibile. Forse perché tutto si può comprare, tutto ha un prezzo, tranne Gigi Riva. Un giorno ho detto basta. Tutti hanno detto vedrai che torna, vedrai che torna. Invece stanno aspettando ancora adesso. Dalla provincia di Varese praticamente non ero quasi mai uscito. Mi sono trovato al trasferimento a Cagliari, in un primo momento pensavo a uno scherzo, a un qualcosa. Si parlava di trasferimento, ma parlavano di Torino, parlavano di Varese, parlavano di Milano. Ma a Cagliari ho preso quasi paura. Smagrito e spaesato, un ragazzo non ancora ventenne approda in Sardegna nell'estate del 63. È un giovane calciatore, ma sembra un naufrago su un'isola deserta. In quegli anni la Sardegna non è ancora la meta più ambita dai miliardari. Al posto di ville yacht ci sono pascoli per le pecore e barche di pescatori. E poi quell'isola sembra lontana, lontana come l'Africa. Ricordo di aver detto a mia sorella che mi aveva accompagnato e al mio allenatore da una finestra dell'albergo, era sera, era notte, si vedevano delle luci nel golfo. E ho detto al mio allenatore, che mi ha dato un calcio nel sedere, ho detto quella deve essere l'Africa, gli ho detto. Mi ha dato un calcio nel sedere, mi ha detto non dirlo a nessuno, se no. Solo una cosa è la stessa a Cagliari come a Leggiuno, il pallone. Tondo e perfetto, la prima cosa con cui socializzare. Ed è il pallone che lentamente costruirà un legame tra Riva e l'isola. Quello che pensavo io la prima volta che sono andato a Cagliari è che sicuramente non rimanevo lì. Quando sono andato a vedere il campo non c'era un filo d'erba, era un deserto, però è il calcio, è la passione, la voglia, i tuoi compagni. E allora... Allora Riva decide di restare. Apre la sua valigia, tira fuori le sue cose, i suoi gol. E con quelli il Cagliari inizia a vincere. Abbiamo vinto il campionato. Abbiamo vinto il campionato di B e allora poi è arrivato il fascino della Serie A. E allora cominciava a interessarmi un po' di più la cosa. Ora la Sardegna non è più quella terra lontana che fa paura. È l'isola che l'ha portato in Serie A. Nonostante Gigi sia ancora un ragazzo timido e ingenuo. Nella prima partita in casa contro la Sampdoria, un tiro dal limite dell'area. Tanto che si è messo a festeggiare talmente tanto che loro dopo 30 secondi hanno pareggiato.
Il giovane Riva è fatto di puro istinto. Per lui è facile segnare, come se vedesse la porta più grande degli altri. Ecco perché il suo allenatore Silvestri decide di cambiargli il ruolo, da ala sinistra a centrattacco. Riva accetta la sfida e inizia ad allenarsi senza un attimo di tregua. Io andavo al campo mezz'ora prima degli altri e finivo mezz'ora dopo gli altri. L'unica cosa che mi piaceva era calciare. Quando gli altri entravano negli spogliatoi, mi fermavo, fermati, mettiti in porta, e cominciava di nuovo finché era buio. Gigi, non ci vedo più, non importa, io calcio lo stesso. A Pianta gli piaceva, quindi faceva la vittima, ma gli piaceva anche lui. Io non ero neanche abituato a queste cose, dicevo, ma mamma mia, questo qui mi uccide. Tiro dopo tiro, giorno dopo giorno, inizia a prendere forma quella che diventerà la più devastante macchina da gol che il calcio italiano abbia mai conosciuto. Ti seminava due avversari, arrivava dal limite dell'area e ti lasciava partire delle cannonate che per il portiere non c'era niente da fare. C'aveva una bomba, era un cannoncino, quando tirava sembrava come se partisse con una colubrina, no? Questa palla. La sua gamba sinistra si flette all'indietro e poi si distende sprigionando una potenza misteriosa. Il suo tiro può raggiungere i 120 km orari, il terrore di tutti i portieri. Picchiava questo pallone talmente forte con questo sinistro. Ne ho visti pochi io. Grazie al suo tiro strabiliante, Riva inizia a segnare un gol dopo l'altro. 20 nei primi due anni di Serie A. 18 solo nella stagione 66-67. Gol che gli valgono il titolo di capocannoniere. Che vuol dire per lei il gol? Il gol è quello che fa passare la settimana bene dopo, è quello che non so, che carica, che dà morale. È una cosa molto importante per l'uomo di punta. La squadra contava su di me e allora era bello per me, ma soprattutto era bello anche per i miei compagni quando ti venivano ad abbracciare, a dirti bravo. Sono belle cose che vivi. Il gol, sempre e solo il gol nella testa. Prima un'ossessione, poi una liberazione e poi ancora un'emozione che ti fa andare avanti. Basta vederlo esultare, Gigi Riva. Quando Riva faceva gol, teneva i pugni schiacciati verso la terra. Con le braccia tesissime verso la terra. Perché lui il gol non lo dedicava a nessuno. Lui il gol lo dedicava a se stesso e basta. Voleva dire per me che ti stavi realizzando nella vita nonostante tutto, ecco, insomma, nonostante problemi che ho dovuto superare. La rabbia e un'infanzia difficile si sono sublimate nell'incanto del gol. Luigi Riva da Leggiuno, il timido ragazzino venuto dalle valli del nord, è ora all'alfiere di una piccola squadra di provincia, in grado di lottare con le grandi potenze calcistiche di Milano e Torino. E nella Sardegna, Riva ritrova quello che aveva perduto. Si è creato dentro di me un punto d'appoggio importante. C'era il pescatore che, perché hai fatto gol, ti portava a casa sua, ti faceva mangiare con i suoi figli, ti trattava come un parente. E lì, pian pianino, mi sono accorto che mi stavo appoggiando di nuovo a una regione, una città che mi stava dando
una seconda famiglia praticamente. È un bel ragazzo, ma interessa le signorine, a noi, per noi non interessa. Le donne sposate. A te non interessa. Ma è un bel ragazzo. Un bel ragazzo, abbastanza direi. È il migliore che esista al mondo. Non lo sostituisce nessuno. Ma proprio nessuno! Il migliore con la Order Mondo! Di tutti i tempi, però! Giusto! Di giusto, tutti giusto. I tempi! Per i sardi, Gigi Riva è l'idolo incontrastato, un santino da portare sempre con sé. Ma ben presto, quell'eroe silenzioso, bello come un dio greco, dovrà essere condiviso con tutti gli italiani. Riva, infatti, si è conquistato un posto da titolare anche in nazionale. La maglia azzurra è una cosa che ti si attacca alla pelle. Quando un atleta partecipa alle Olimpiadi, a manifestazioni di questo genere, si mette una maglia che non si stacca più dalla pelle. Perché ti resta per tutta la vita. Vi parlo dal Policlinico Italia e siamo in compagnia dello sfortunato centravanti della nostra squadra nazionale, di Riva, che si è infortunato oggi durante Italia-Portogallo. È stata una palla datami da Mazzola, ho calciato al volo, il portiere mi è uscito incontro, purtroppo mi ha incrociato la mia gamba. L'esordio da titolare in nazionale, Gigi Riva lo finisce disteso su una barella che lo porta lontano dai suoi sogni di gol azzurri. Calciando, l'osso del ginocchio ha sbattuto contro la parte bassa del perone e si è fratturato e anche lì sono uscito, ma non è stato niente di grave. La frattura in realtà gli costa 3 mesi lontano dal campo e mette a rischio la sua partecipazione all'evento calcistico più importante del 68, il campionato europeo. Agli europei Valcareggi mi ha convocato lo stesso, sapendo che io non potevo giocare né la prima né la seconda partita, o forse la seconda partita. La fase finale dell'europeo si gioca in Italia. 4 squadre si contendono il titolo: Italia, Inghilterra, Jugoslavia e Unione Sovietica. Nella semifinale l'Italia affronta la squadra sovietica e passa il turno solo grazie all'aiuto della dea bendata. Infatti, dopo aver resistito sullo 0-0 fino ai tempi supplementari, è il sorteggio con una monetina a dare la vittoria all'Italia. Vabbè, Facchetti poi quando uscì... Abbiamo capito che la faccia che aveva scelto era quella giusta. 3 giorni dopo, Stadio Olimpico di Roma. È l'ora della finale. Riva si siede di nuovo in panchina. Presto verrà il suo momento, ma non ora. L'avversario da battere è la Jugoslavia di Dragan Zajc. Gli slavi erano considerati i brasiliani d'Europa. La Jugoslavia si conferma una squadra temibile e Zajc un'ala sinistra diabolica. È lui a punire subito la difesa azzurra. Zajc, grande giocatore. L'Italia non è in grado di reagire e continua a subire gli attacchi degli avversari. Ma al 79esimo gli azzurri conquistano una punizione dal limite. Se Riva fosse in campo toccherebbe a lui e al suo sinistro. Ma Riva non c'è e allora senza troppa convinzione ci prova Domenghini. In quel momento quando c'era Guarneri che mi si è avvicinato, dai tira che fai gol. Boh, non lo so. Quando nessuno più se l'aspetta, l'Italia è salva. La partita finisce 1-1. E come da regolamento verrà ripetuta 2 giorni dopo. La mattina della partita Valcareggi mi disse: oggi non possiamo sbagliare.
E chi non vuole sbagliare ha bisogno di Gigi Riva in campo. Ora l'ha capito anche Valcareggi, che decide di lanciarlo nella formazione titolare. Valcareggi mi ha chiesto se me la sentivo, gli ho detto io provo e vado in campo fino a che ce la faccio. Mazzola, Mazzola, Riva. Riva non sembra affatto impensierito dai suoi problemi fisici. Il suo unico pensiero resta solo e sempre il gol. Domenghini ancora. Tiro di Domenghini. Riva, Riva, rete. Rete di Riva. Italia 1, Jugoslavia 0. Roma come quella sera non l'avevo mai vista io. Erano... Anche lì, anche perché era dal 38 che non vincevamo niente. Anastasi. Ora l'Olimpico è pronto ad accendersi in una gioia incontenibile. Una gioia trattenuta per 30 anni. 30 anni senza successi della nazionale azzurra. Era proprio lo stadio della semplicità, della festa. E ricordo che tutti avevano il giornalino che hanno arrotolato e che poi hanno acceso e c'era questa fiaccolata di 70.000 persone o roba del genere, una cosa bella, splendida. Oh, fantastico. Una gioia immensa per Riva, che dopo il trionfo a Roma è pronto a tornare nella sua Sardegna, in quel Cagliari che si sta facendo bello per stupire l'Italia intera. Alla fine degli anni 60, un'improvvisa voglia di cambiamento, libertà e rivoluzione si riversa nelle strade. Gigi Riva è l'uomo che può portare quel desiderio anche dentro l'Amsicora, lo stadio di Cagliari. È l'uomo che può armare quelle aspirazioni con i suoi tiri potenti che l'hanno reso famoso. L'irrazionalità del calcio, d'altronde, è pronta ad accogliere qualsiasi genere di utopia. Se due mesi prima Neil Armstrong ha portato l'uomo sulla Luna, allora Gigi Riva può portare il Cagliari sull'Olimpo del calcio. Forse anche noi eravamo convinti che era raro, o difficile o impossibile che lo scudetto potesse venire a Cagliari. Ma Gigi Riva, per portare il Cagliari sulla Luna, ha bisogno di un equipaggio all'altezza. E così la dirigenza, accanto ai nazionali Cera, Albertosi e Tomasini, prende dall'Inter altri due fuoriclasse come Domenghini e Gori, in cambio di Boninsigne. Al comando della squadra c'è un gentiluomo d'altri tempi, Manlio Scopigno. Un allenatore disincantato e sempre con la battuta pronta. Non per niente, in un'epoca di allenatori maghi e stregoni, Scopigno è soprannominato il filosofo. Aspetta, fa spostare Gigi. Ci ha fatto sentire uomini, cioè lui non gli interessava il ritiro, non gli interessava quello che poteva essere quello che facevamo nell'arco della giornata, lui ci giudicava sul campo. La partita persa diventava l'occasione al martedì per divertirci e dire domenica, pensiamo a domenica, lasciamo perdere. E Scopigno fa bene a non guardare troppo spesso cosa fanno i suoi ragazzi. A loro basta una stecca di sigarette e un mazzo di carte. E l'alba dietro l'angolo. Il sabato sera normalmente vai a letto presto, no? Noi andavamo in camera e ci mettevamo a giocare a carte. In combinazione eravamo quattro fumatori, proprio io, Gori, Poli e Albertosi. Non c'erano solo i quattro che giocavano, c'era tutta la squadra che era lì che stava a vedere. Noi facevamo fatica a vederci
immagino chi è entrato verso mezzanotte, e chi è entrato verso mezzanotte era Scopigno. Gori è entrato in un armadio, poi sotto il letto, io sono andato ad aprire. E lui ci guarda, tira fuori una sigaretta. Tira fuori la sigaretta e fa, vi dà fastidio il fumo. L'ironia di Scopigno conquista proprio tutti. Riesce a scalfire anche l'aria da duro e lo sguardo di ghiaccio sotto cui Gigi Riva nasconde i suoi sentimenti. Ricordo che lui all'aeroporto, dove io mi ero appartato, si è seduto vicino e ha acceso una sigaretta. Abbiamo acceso una sigaretta, che allora si poteva fumare. E mi ha detto, guarda che io sono un tuo amico, oltre il tuo allenatore. E io mi sono aperto un po' con lui e lui ha capito quello che poteva essere il mio carattere, la mia sensibilità, il mio modo di agire, o a volte di sbagliare. E forse lì è nato un rapporto di amicizia solida. Riva e Scopigno sono il braccio e la mente di una squadra perfetta, scoppiettante in attacco e solida in difesa. E se ne accorgono presto i campioni in carica della Fiorentina. E siamo andati a vincere a Firenze, lì abbiamo capito che poteva essere l'anno giusto. Il 12 ottobre, allo stadio Artemio Franchi, Riva trasforma un discusso rigore concesso dall'arbitro Lobello. E il Cagliari vince per 1-0. È un rigore che fa infuriare la squadra viola e tutti i suoi tifosi. Noi siamo arrivati fino alle 10 di sera allo spogliatoio perché non l'avevano digerita, non l'avevano accettata questa sconfitta. E le vittorie del Cagliari arrivano una dopo l'altra, grazie soprattutto al bomber con la maglia numero 11. Il più bello lo segna un pomeriggio a Vicenza, quando ritrova nella porta avversaria il compagno di tanti allenamenti. Glielo dissi ai miei compagni, dice, state attenti che per lui il pallone è sempre giocabile, perciò non pensate che lui non provi, perché lui prova sempre. Nonostante gli anni passati insieme, neppure Pianta si può immaginare che Riva possa provarci anche quella volta. Un cross di Gori. E la palla mi ritorna da Domenghini. Io vedo che Gigi va su e col sinistro, ma va su, che va in cielo. Si impenna Riva in rovesciata e rete. Sì, proprio in cielo. È lassù che arriva il sinistro di Riva, a strappare un pallone alle nuvole, per riportarlo sulla terra. È una cosa, io l'ho fatto così, l'ho visto, mamma mia. Mi sono sentito dire da dietro, brutta bestia, mi ha detto. Sì, è stato un bel gol. Trascinato da Gigi Riva, il Cagliari a metà stagione sembra lanciato verso uno scudetto inatteso, quando improvvisamente tutto diventa più complicato. Il roccioso stopper Tomasini si infortuna gravemente e abbandona la difesa. L'allenatore Emilio Scopigno, invece, litiga con un guardaline dopo una sconfitta a Palermo e rimedia 6 mesi di squalifica. 2 perdite pesanti per il Cagliari. Ora sarà molto più dura. Nel frattempo, come se non bastasse, le squadre più blasonate non accettano altri invitati al tavolo delle grandi e iniziano ad alzare la voce.
Prima ci pensa l'Inter a battere il Cagliari con un gol dell'ex arrabbiato Roberto Bonisigna. La partita lì non era da perdere, era da pareggiare. La punizione lì era a favore nostro. Mancava 3 minuti alla fine. E presto toccherà alla Juventus, che dopo un inizio di campionato difficile sta volando velocemente verso la vetta. Dunque, di questa classifica? Classifica, insomma, ci siamo ancora noi in testa. Speriamo di rimanerci. Comunque rimane sempre la Juventus, che fa veramente paura. Il 15 marzo del 1970 è il giorno dello scontro diretto contro l'avversaria più temuta da Riva. Quando i sardi arrivano al comunale di Torino, i bianconeri hanno solo 2 punti di ritardo. I rossoblù non possono assolutamente perdere. Se perdevamo lì, ci raggiungeva in classifica. Riva è nervoso. Stavolta anche lui ha paura di sbagliare. Ma a dargli forza ci pensa Giuseppe Tomasini, il compagno infortunato. Il giorno stesso della gara spedisce a Riva un telegramma speciale. E lui mi ha mandato un telegramma importante, molto bello. Era la persona più che legava più con me. Sapevo che lui era sensibile in questo, allora glielo mandai e lui ripagò tutti. Sono emozioni talmente grandi che ti restano per sempre. Che cosa c'era scritto? No. Gigi gioca anche per me. Questo è Gigi Riva, un uomo che a distanza di 40 anni conserva ancora un pudore commovente per i suoi sentimenti di allora. C'era scritto questo? Non l'ho detto. Fumiamo? No, andiamo avanti, via. Ora i giocatori di Juventus e Cagliari aspettano solo il fischio d'inizio. Lo stadio è pieno zeppo di tifosi. La Sardegna intera si ferma per ascoltare la partita alla radio. L'arbitro è Concetto Lobello, il più bravo, ma anche il più imprevedibile. Torino, ore 15. Juventus e Cagliari sono di fronte nella gara che può decidere lo scudetto di questa stagione. In ogni caso sarà partita che avrà conseguenze dirette sulla classifica. La Juventus. In campo si scatena subito una battaglia feroce. La Juventus attacca e il Cagliari ribatte colpo su colpo. In aria, riprende ancora Riva, tiro che la palla sfiora il palo della porta della Juventus. Ma il Cagliari al 29esimo minuto si deve inchinare a un perfetto colpo di testa del proprio stopper, Comunardo Nicolai, il giocatore col fiuto dell'autogol. Esce Albertosi e Nicolai segna il più classico degli autogol. Nicolai era la mia bestia nera, mi faceva gol tutti gli anni, almeno una autorete me la faceva. Ma Nicolai ne ha fatte poche di autoreti, però tutte belle. Cioè lui non si sprecava la deviazione. Una volta ha dribblato anche il nostro portiere per fare. I giocatori si guardano spaesati. Gli assale l'angoscia di perdere in un attimo tutto quello che hanno costruito fin lì. Solo un uomo può scacciare via quella paura e risollevare le sorti della partita. Gigi Riva. E Riva, come sempre, non tradisce. Riva, pareggio, ha pareggiato Riva. Confusa azione dopo calcio d'angolo. Avete visto il calcio d'angolo battuto da Domenghini. Juventus e Cagliari vanno all'intervallo sull'1-1. I giocatori sardi sembrano tranquilli. Anche perché nessuno di loro può immaginare quello che accadrà nel secondo tempo. A salire in cattedra è Concetto Lobello. Lobello probabilmente ha voluto fare un pochino il centro dell'attenzione. Concede un calcio di rigore alla Juventus. Un calcio di rigore ridicolo. Helmut Thaler prende la rincorsa. Tira. Attenzione, ha parato gli Albertosi. Albertosi ha parato. Albertosi l'ha parato. Il nostro portiere l'ha parato e non si sa per quale motivo, per quale ragione, l'arbitro l'ha fatto ripetere. Vediamo
sappiamo che l'arbitro non fa ripetere il calcio di rigore. A me sono ceduti i nervi, mi sono attaccato al palo e mi è venuto da piangere, dalla rabbia, dal nervoso. Sul dischetto questa volta si presenta Pietro Anastasi. E non sbaglia. 2-1 per la Juventus. Ai cagliaritani saltano i nervi. Ve lo dico chiaramente, sono andato dal guardialinee, che poverino, tra parentesi, non c'entrava niente perché era tutta la sceneggiata, lo bello, e gli ho detto vai a cagare te e lui. Io ricordo che gli ho detto dimmi cosa devo dirti per farmi buttare fuori. E lui mi ha detto penso a giocare. Non l'ho mai detto pubblicamente. L'arbitro mi chiama e mi fa c'era lungo su Gigi. Gigi! L'arbitro continuava a dire entrate in aria, entrate in aria. E allora c'è stato un fallo in area di rigore su di me, ci ha dato un rigore anche noi. Rigore. Ovviamente lo tira Riva, il più bravo rigorista del Cagliari. Il più bravo rigorista è quello che fa 8 rigori su 10. Però se hai quei 2 rigori che sbagli, e sbagli proprio quello della partita più importante, sarebbe stato un grosso guaio. Rimpetto di Riva, tiro, parata di Antonin, dal pallone in rete. Due a due. Lobello strizza l'occhio a Gigi e Gigi gli fa, se lo sbagliavo lo facevo ripetere. Il Cagliari tira un sospiro di sollievo. È ancora solo al comando della classifica, ma ancora non è finita. Scopigno che drammatizzava tutto, ci ha messo a sedere e ha detto va bene, siete stati bravi, è un passo importante e adesso sarebbe stupido accontentarsi, quest'anno bisogna arrivare al vertice, quindi dipende da voi. Il trionfale approdo del Cagliari sull'Olimpo del calcio italiano è ormai a un passo. Alla 28ª giornata incontra il Bari alla Amsicora. Il nostro grande uomo, Scopigno, le lacrime agli occhi, e allora ho detto, c'è anche lui, aspetti, vive anche lui questa grande emozione. E per la prima volta nella storia del calcio italiano ha vinto un'isola, quest'isola è la meravigliosa Sardegna. Insieme al Cagliari, tutta la Sardegna è festa. Con i suoi gol, Riva ha regalato un'occasione di riscatto a un popolo intero. Per la prima volta è una squadra del Sud a vincere lo scudetto. È un'autentica rivoluzione. Riva è il simbolo, il trascinatore e il capocannoniere. E tutti sono pronti a sostenerlo nel campionato del mondo che si terrà a giugno in Messico. Perché se il Brasile ha Pelé, l'Italia ha Gigi Riva. È il migliore giocatore del mondo. Meglio di Pelé. Meglio di Pelé. È più forte. Quando la nazionale italiana, campione d'Europa in carica, sbarca in Messico per i mondiali del 1970, tutte le attenzioni sono per Gigi Riva. Gigi, Gigi, viso d'angelo, Gigi, Gigi, piede magico. Sì, ero considerato importante. Il 31 maggio a Città del Messico inizia il campionato del mondo. Nelle prime partite, però, Riva non appare in gran forma. I muscoli che di solito sprigionano il suo leggendario tiro sembrano vuoti di ossigeno. Forse perché si gioca a 2500 metri d'altitudine.
avevi il cuore nelle tempie, a volte sentivi le pulsazioni proprio di... Allora cercavi aria, cercavi fiato. Quando lo vedi piegato in due che cerca il respiro, lo sentivi, non c'era mica bisogno che me lo raccontasse Gigi. Nonostante tutto, l'Italia con due pareggi e una vittoria striminzita sulla Svezia passa il turno. Rete assegnata da Mendini! Ai quarti di finale l'aspetta il Messico, padrone di casa. Il Messico faceva un buon gioco, ma come giocatori noi forse eravamo, anzi senza forse, eravamo superiori. Riva prosegue l'azione. Nel primo tempo un tiro fortunoso di Domenghini. E c'è il pareggio di Domenghini. E poi finalmente nel secondo tempo Riva trova il fiato per correre, tirare e per esultare. Ricordo perché era un po' una liberazione. Riva segna due reti e l'Italia vince 4-1. Gli azzurri si qualificano per la semifinale contro la Germania. Riva e i suoi compagni ancora non lo sanno, ma stanno per entrare nella storia. Mi vanto di aver partecipato a quella che è stata definita la partita del secolo. Il 17 giugno del 1970, allo stadio Azteca di Città del Messico, tutto è pronto per la partita che nessuno dimenticherà mai. Italia-Germania Ovest. L'Italia parte col piede giusto, quello con cui Roberto Boninsegna porta gli azzurri in vantaggio. Boninsegna ha segnato, lo splendido tiro di Boninsegna di sinistro. Al limite dell'area, Boninsegna, ottavo minuto, Italia 1, Germania 0. Con una coraggiosa partita difensiva, la squadra di Ferruccio Valcareggi conserva strenuamente il vantaggio, fino a quando al 92esimo... Ci dimentichiamo di un giocatore che giocava nel Milan e si chiamava Snellinger, che avanzando dalle retrovie, locco locco, zitto zitto, si è presentato a pochi metri da Albertosi. Grabowski riesce a effettuare il cross ed è il pareggio di Snellinger. Si è trovato lì con questa palla e di piatto l'ha messa dentro. A due minuti oltre il tempo regolamentare. Come se fosse caduto lo stadio per noi, perché pensavamo già di essere in doccia con una vittoria, invece bisognava ricominciare tutto da capo. 1-1 al termine dei tempi regolamentari. Poi abbiamo ripreso a giocare, tempi supplementari. C'è stato subito il vantaggio della Germania. Ha toccato Zeller. Müller. Müller ha segnato. La Germania in vantaggio. E lì si poteva crollare. Invece il gol di Bunic, che non ha mai segnato, ha segnato proprio nel momento giusto il gol più importante. Pallone di Rivera per me è andato su Held. Questo qui ha cercato di stoppare la palla e io c'ero lì accanto. Calciando anche male ha fatto gol. Pareggio di Burgic! Pareggio Burgic, 2-2! E quel 2-2 lì ci ha ridato fiducia. Ora, per sognare la vittoria, serve solo una magia di Gigi Riva. Una palla di Domenghini che controllo al limite dell'area. Servito Domenghini sulla sinistra. Riva! E dal limite dell'area, un diagonale, finalmente ho visto la rete muoversi. Riva! Tiro! Ed è gol! Pensi che sei supplementari e porti la tua squadra in vantaggio? Sei autorizzato a pensare che possa essere gol decisivo. 3-2 per l'Italia, ma la roulette russa della partita ancora non ha smesso di girare. Calcio d'angolo, Rivera viene sul palo, io dico vai via di lì. Dice no, ci sto io. Dico guarda che se la palla viene lì è tua, io non mi preoccupo. Sì, calcio d'angolo, colpo di testa di Zeller, Müller lo corregge, va la palla, va verso di lui. Lui aveva un
una mano attaccata al palo, accompagna questa palla con questo movimento e la palla si infila tra lui e il palo. A quel punto lì io gli ho detto di tutti i colori. Lui era abbracciato al palo, batteva la testa contro il palo. Che a un certo punto mi ha detto, guarda, ora per rimediare posso solo andare a far gol. E Gianni Rivera a segnare ci va davvero. Schutz, passaggio, Rivera, rete, Rivera, ancora 4-3. 4-3, gol di Rivera. Che meravigliosa partita, ascoltatori italiani. È il trionfo. Stavolta la partita del secolo è finita davvero e l'Italia ha vinto. Quattro giorni dopo, l'ultimo ostacolo tra Gigi Riva e la Coppa Rimé ha le sembianze minacciose del più forte giocatore del mondo, Pelé. È la finale più attesa, la sfida nella sfida da tutti sognata. Ma gli azzurri si presentano in campo senza più energie dopo la maratona contro la Germania. E il Brasile danza facilmente tra i nostri reduci della battaglia. Di Riverino, colpo di testa di Pelé. E il Brasile in vantaggio. Ha segnato Pelé. La sfida tra Riva e Pelé termina a favore del brasiliano. Noi eravamo coppi e soprattutto abbiamo incontrato un Brasile che era forse il più forte di tutti i tempi. Ma Riva è ormai maturo, capace di superare le delusioni con quella selvaggia voglia di segnare che non l'abbandona mai. Quando ritorna in Italia non vuole altro che vincere ancora con il suo Cagliari e il nuovo campionato comincia nel migliore dei modi. Due vittorie, 7 gol fatti. Forse eravamo determinati e convinti di rivincerlo il campionato. A San Siro contro l'Inter, Gigi Riva gioca una partita talmente bella da accendere l'immaginazione di un giornalista. È Gianni Brera che l'indomani scriverà sul suo giornale. Il Cagliari ha subito infilato e umiliato l'Inter a San Siro. Oltre 70.000 gli spettatori se li è meritati Riva, che qui soprannomino Rombo di Tuono. Allora vediamoli i due gol da cui nacque il Rombo di Tuono. Sì, una punizione a due al limite dell'area e sono riuscito a trovare... A me non mi piace raccontare i miei gol. Ma questi gol sono così belli che ve li raccontiamo noi. Nel primo sferra un sinistro imprendibile su calcio di punizione. Nel secondo condensa tutto il suo calcio. Prima lo scatto come un fulmine, poi il tiro potente come un tuono. Questo è Gigi Riva, l'eroe degli stadi che la fantasia di Brera trasforma in una divinità possente e minacciosa, Rombo di Tuono. La cosa di Rombo di Tuono è una cosa che mi piace. Mi piace, piace ai miei figli, la trovo una cosa eccezionale, cioè eccezionale, bella, bella perché è detta da un giornalista eccezionale. Solo 5 giorni dopo la partita con l'Inter, Riva è in campo con la maglia azzurra. Si gioca Italia-Austria. Nessuno sembra poter fermare il Rombo di Tuono. Nessuno tranne l'austriaco Hof, passato alla storia come il boia del Prater. Stavo portando avanti una palla, a un certo punto ho sentito qualcosa da dietro e sono caduto in senso opposto al peso del corpo, no? E quindi è chiaro che il piede ha fatto una torsione. E ho capito immediatamente che era una cosa abbastanza dura. Mi avvicinai, sono stato forse uno dei primi e vedevo che dal calzettone del piede usciva l'osso della tibia. A
Allora lì veramente mi sono messo le mani nel volto sapendo che si era fratturato tibia e perone. Per me sembrava un brutto sogno. O cercavi di scuoterti, di vedere, di svegliarti, ma non, la realtà era quella. Gigi Riva all'improvviso si ritrova lontano dal calcio. Una tortura per un bambino cresciuto dall'alba al tramonto sul campetto dell'oratorio. Dalle 4 fino a quando diventava buio mi sfogavo in questo campetto dove non facevo altro che correre dietro un pallone per 2-3 ore. Organizzavo delle partite che finivano 48-50, erano partite che duravano 2 ore e mezza, andavamo a casa a mangiare, poi si tornava e si faceva il secondo tempo. Quando mia mamma diceva, dai che devi imparare a lavorare, no, io tanto devo giocare al pallone, io come, non mi interessa più di tanto, io devo giocare al pallone. Da quando ho dato un calcio al pallone la prima volta non ho poi più smesso, perché era proprio una cosa che sentivo. E Gigi non smette nemmeno nella primavera del 1971. Quando, dopo 6 mesi dalla frattura di tibia e perone, torna a giocare con la maglia del Cagliari. Mai più nessuno al mondo t'amerà così. Tutto lo stadio lo festeggia. I tifosi possono di nuovo ammirare le gesta del proprio idolo, del proprio santo, della propria icona. Anche se andavo nel centro Sardegna, in qualche paesino, dove trovavi delle persone che avevano la tua fotografia assieme ai parenti, a queste cose. Queste sono cose che per me sono molto belle. Ed è proprio questo amore che spingerà Riva a giocare per sempre con il Cagliari. È questo amore che lo convincerà a rifiutare il blasone e i soldi della Juventus. Boniperti è stato lì un mese a tempestare Gigi Riva per farlo venire alla Juve. E si dice che che l'avvocato ogni tanto chiamasse Boniperti e gli diceva: portalo a Torino per un orecchio questo pecoraio sardo. Era diabolico Boniperti. Perché in qualsiasi città dove andavo a giocare, io trovavo un uomo di Boniperti. Io andavo a giocare a Udine e c'era un uomo di Boniperti, dice: telefoniamo a Giampiero, così. Dicevo: ma perché dobbiamo telefonare? Gigi Riva non ha prezzo, come non ha prezzo tutto quello che la Sardegna gli ha regalato. Il fatto che questa regione mi abbia veramente adottato, mi ha preso. Mi ha dato una casa, mi ha dato una famiglia, mi ha dato simpatia, mi ha dato affetto. Come fai poi a lasciare tutto e dire vabbè, grazie, arrivederci, ma adesso vado a... Non mi sembrava giusto. La nave ha già lasciato il porto. Gigi Riva non può abbandonare la gente che per lui è diventata una grande famiglia, la famiglia che aveva perso da piccolo. Pensa mai al passato? Beh, sì. Ci pensa spesso? Sì, ci penso perché non è certo un ricordo, non so, piacevole. Fino a 9 anni sono stato bene perché ero libero, abituato a girare, partire magari la mattina da casa, ritornare all'ora di pranzo, poi riuscire fino alla sera libero. Poi a 9 anni morì mio padre e mi sono ritrovato in un collegio così, abituato, cioè costretto ad ubbidire. Degli orari. I 14 anni sono tornato in paese e quindi lavoro in fabbrica, il posto in squadra nella squadra del paese, facevano questi famosi tornei notturni. Giocavano per il burro oppure per il tal caffè. Il ti
titolare e ci ha regalato burro, formaggi e cose del genere con premio per aver vinto il torneo, no? Cosa che produceva lui. E io non sapevo cosa farne, cioè sono arrivato a casa, ho messo tutto in frigorifero, praticamente ho riempito il frigorifero. La mattina dopo mia madre è venuta a svegliarmi per chiedermi se l'avevo rubato queste cose. Dice, ma dove hai preso tutte queste cose? Io tutto assonnato così, no? Spiegargli che era un premio partita e che quindi era tutto normale, non c'era un guai, ecco. Mia mamma non ha fatto tempo a vedere che era diventato un campione perché è morta, che lui l'aveva acquistato in Legnano, il primo anno che veniva nel Legnano. Mia madre non posso parlare perché è stata una donna straordinaria. Ci ha fatto sentire l'assenza del padre, 4 figli da tirar su, sempre sorridente. E a noi ha nascosto, non ci ha mai fatto capire che eravamo in difficoltà, che a volte la vedevo che tornava dal lavoro alle 10 di sera. E credo sia stata la persona più importante nella mia vita. Io nel calcio ho avuto tanto, ma forse... Vabbè, non la dico, se no è troppo pesante, nel senso che ho avuto tanto e tutto nel mondo del calcio, compresi infortuni o roba del genere, tutto. Potrei sacrificare per fermiamoci qua.